Benvenuti in Interschela, il canale che ti invita a osservare il mondo con occhi nuovi. Tieni presente che questo video ha solo un valore illustrativo e non pretende di essere esaustivo. Ecco i collegamenti utilizzati. Grazie. Oggi vi invito a parlare. Di uno dei misteri più antichi dell'umanità, la culla della nostra civiltà. Questo video già esiste in versione inglese, ma in onore dei miei amici italiani ho deciso di pubblicarlo anche in italiano. Buona visione! Osservando la Terra di notte dallo spazio possiamo vedere le luci delle grandi e piccole città. Le immagini catturate dalla Stazione Spaziale Internazionale ci mostrano chiaramente la distribuzione di sorgenti luminose artificiali sulla Terra. Osservando queste sorgenti luminose Subito ci accorgiamo che non hanno una distribuzione omogenea, ma si concentrano in nodi che corrispondono alle città più grandi. Osserviamo poi che le distanze tra le grandi città sembrano essere più grandi delle distanze tra le città più piccole. Sembra infatti. Che la distribuzione delle strutture urbane segua il principio di frattalità. Più grandi sono le strutture, maggiori sono le distanze tra loro. Anche nel sistema solare, osserviamo che i pianeti sono generalmente molto più grandi delle loro lune. E anche in questo caso le distanze tra i pianeti sono molto più grandi delle distanze tra le Lune. Nella nostra galassia le stelle sono generalmente molto più grandi dei loro pianeti. Ed infatti le distanze tra le stelle, in genere anni luce, sono molto più grandi delle distanze tra i pianeti, in genere minuti luce. Infine, le distanze tra le galassie, contenenti miliardi di stelle, sono enormi, milioni di anni luce, rispetto alle distanze tra le stelle in una galassia. Questa è un'immagine della vicina galassia di Andromeda e questo è un modello della nostra galassia, la Via Lattea. Le distanze medie tra le stelle più vicine al nostro Sole sono nell'intervallo di decenni di anni luce. Ad esempio Sirio è a otto anni luce di distanza e Vega 25 anni luce, mentre la distanza tra queste due galassie supera i due milioni di anni luce. Ora torniamo sulla nostra Terra e cerchiamo di capire quali sono i fattori che determinano la distribuzione delle strutture urbane. Immaginiamo di voler realizzare un progetto di terraformazione su un esopianeta non popolato simile alla Terra. Progettando un insediamento dovremo considerare vari elementi, come ad esempio il corso dei grandi fiumi, la posizione dei laghi, le coste del mare, dell'oceano, e le montagne. Ognuno di queste caratteristiche geofisiche potrebbero essere ostacoli, ma nello stesso tempo possono facilitare un insediamento. Le montagne infatti possono proteggere e di solito sono anche ricche di minerali. I serbatoi di acqua come fiumi e laghi sono essenziali per la vita. E sono anche importanti vie di comunicazione e di trasporto. Non ci sorprende se troviamo grandi città nei delta dei fiumi. Questa foto è stata scattata nel delta del Mekong. Ah, questa è una foto satellitare della città del Cairo di notte. O vicino ai laghi come Chicago e lungo le coste degli oceani, come la città di New York. La demografia convenzionale considera la distribuzione di villaggi piccole in grande città come se seguissero il paesaggio in modo casuale. In genere il paesaggio determina la distribuzione degli insediamenti. Però i paesaggi stessi non sono casuali. Le immagini satellitari evidenziano che molti paesaggi hanno strutture frattali, come foglie e alberi. Ad esempio, questa immagine satellitare mostra le Alpi in Austria. E qui vediamo il fiume Guadalquivir in Spagna. Come ogni liquido, l'acqua tende a coprire la massima superficie. Ecco perché i fiumi si dividono se il paesaggio lo consente e l'acqua continua così a scorrere anche se alcune dei bracci del fiume si bloccano. La frattalità è un principio fondamentale del cosmo. Ed è soprattutto un principio fondamentale della vita. Al microscopio possiamo vedere la struttura frattale di una foglia. Osserviamo che più spesse sono le venature, maggiore è la distanza tra loro. Questo è il principio che crea autosomiglianza su scale diverse. Le felci mostrano autosomiglianza su molte scale. Grazie alla loro fratalità, le piante realizzano la massima estensione per il volume delle loro strutture, raggiungendo la massima efficienza della fotosintesi. Inoltre, la fratalità garantisce resilienza e stabilità. Infatti, grazie alla frattalità della sua struttura, un albero ad esempio può resistere alla forza dinamica del vento e al peso della neve. Una proprietà di base delle strutture frattali è l'invarianza di scala, un fattore costante che collega le scale di strutture simili, come nell'esempio della matrioska. Questo fattore costante collega i volumi delle figure incorporate. In questa immagine possiamo vedere i diametri incorporati. Nel nostro video Interschela, il segreto del numero di Eulero, abbiamo dimostrato che il numero di Eulero è un fattore di ridimensionamento universale che stabilizza tutte le strutture e i processi nell'universo. In questo video scopriremo che la distribuzione spaziale delle strutture urbane sulla Terra segue la stessa legge di ridimensionamento del numero di Eulero, così come accade nella distribuzione spaziale dei corpi celesti nel sistema solare. Ad esempio lo spazio tra Marte e Giove non è vuoto, ma è occupato da almeno 80 lune e migliaia di asteroidi. Tuttavia le orbite di Marte, di Giove e di tutti gli altri pianeti seguono la sequenza delle potenze intere del numero di Iulero e delle sue radici rispetto alle lunghezze di onda di protone ed elettrone, così evitando la risonanza orbitale e ottenendo stabilità. Così sulla Terra lo spazio tra le grandi città non è vuoto, ma occupato da innumerevoli villaggi, paesi e borghi, anche le montagne, laghi e fiumi possono creare ostacoli. Nonostante questo, la distanza diretta tra il Pantheon di Roma e la Cattedrale di Colonia, la Notre Dame di Parigi o la Cattedrale di Bordeaux, ad esempio, coincidono con la cinquantesima potenza del numero di Iolero rispetto alla lunghezza di onda di Protone. Le distanze dirette tra molti altri templi e cattedrali sul pianeta Terra approssimano le potenze intere del numero di Iulero e delle sue radici, indipendentemente dal paesaggio. Ad esempio, la distanza diretta tra il complesso piramidale di Giza e Pedra in Giordania corrisponde alla 49 potenza del numero di Iolero rispetto alla lunghezza di onda di Protone. Questa è anche la distanza tra la Cattedrale di Colonia e Notre Dame di Parigi. Oggi possiamo misurare e analizzare queste distanze grazie alla mappatura topografica della superficie terrestre con aiuto dei satelliti. Questa osservazione provoca una domanda. I costruttori della Grande Piramide e gli architetti degli antichi templi di Luxor, Aswan, Pedra ed Ellora erano forse in grado di volare e misurare le distanze? Forse sì. Antichi testi in du ed epopee sanscritte Descrivono un aereo chiamato Vimana. La parola sanscritta Vimana significa letteralmente misurare, attraversare. Costruzioni antiche, come la grande piramide, testimoniano un'ingegneria avanzata. In effetti, non penso che la grande piramide abbia una camera della saggezza o che contenga il libro della conoscenza. Ma comincio a credere che la piramide stessa sia il libro della conoscenza realizzato in pietra che non teme il tempo. Solo ora cominciamo a leggere questo libro. Con l'aumentare delle nostre conoscenze, Forse scopriremo sempre nuove sfaccettature della saggezza nascosta nella grande piramide e in altre antiche costruzioni. Nel nostro video, L'origine dell'umanità, abbiamo dimostrato che i costruttori della grande piramide conoscevano radici e logaritmi, il numero pi greco, il numero di iolero come stabilizzatore, l'elettrone, il protone e le loro proprietà e quindi la fisica atomica e nucleare. Loro conoscevano l'astrofisica, il sistema solare, i volumi precisi della Terra, di Venere, del Sole e la velocità della luce e facevano la ricerca spaziale, incluso l'esplorazione dei pianeti. Tutto questo evidenzia che i costruttori potevano avere le conoscenze necessarie per progettare il piano generale di insediamento globale sulla Terra. In effetti la posizione della grande piramide non sembra essere casuale coincide con il trentesimo parallelo dell'emisfero settentrionale. Il trentesimo parallelo divide il raggio polare della Terra in due parti uguali. Questa divisione coincide con il confine del nucleo terrestre, dove le onde sismiche cambiano drasticamente la loro velocità. Nel 2008, un gruppo di fisici dell'Istituto di Fisica della Terra dell'Accademia Russa delle Scienze ha scoperto l'effetto fisico della lente sismica causato dalla Grande Piramide. Inoltre, negli spettri di risonanza sismica della Grande Piramide: i fisici hanno identificato le frequenze delle stelle pulsanti. Qui vorrei condividere con voi un'idea che potrebbe ampliare la nostra visione di urbanizzazione e insediamento. Creando isole numeriche di stabilità, le potenze intere e le radici del numero di Iolero formattano lo spazio e il tempo. La rete frattale di queste isole di stabilità esiste sempre e ovunque, molto prima che si realizzi in una materializzazione locale. Le isole di stabilità, definite dalle potenze intere del numero di Iolero, sono attrattori dello sviluppo della materia. Su larga scala formano stelle e galassie e in piccole scale formano atomi e cristalli. Ad esempio, la struttura geometrica di un cristallo di sale deriva dal numero di protoni ed elettroni negli atomi di potassio e cloro. In questo senso la struttura geometrica esiste da molto tempo prima che inizi la formazione di un cristallo di sale. Per iniziare la materializzazione di questa struttura geometrica è necessario un nucleo di cristallizzazione. Probabilmente i costruttori della grande piramide lo sapevano e crearono enorme costruzione come nucleo di cristallizzazione di una rete di insediamenti globali ciò significherebbe che la grande piramide potrebbe essere una delle più antiche costruzioni artificiali sulla terra la culla della civiltà forse allo stesso tempo i costruttori hanno creato ulteriori nuclei al Baalbek, Gerusalemme e in altre località corrispondenti alle isole di stabilità definite dal numero di Iolero e dalle sue potenze intere. Possiamo immaginare che nel corso dei secoli l'umanità non abbia potuto preservare del tutto questa conoscenza perché richiede un livello avanzato di tecnologia ed ingegneria che molto probabilmente è andato perso dopo il diluvio universale. Solo i rudimenti di questa conoscenza sono sopravvissuti come conoscenza occulta di alcune corporazioni e confraternite. Altre prove di questa conoscenza le possiamo trovare in altre epoche. Ad esempio, nella distribuzione spaziale delle più famose costruzioni sacre europee, come il Pantheon di Roma, la Cattedrale di Colonia, la Notre-Dame di Parigi la cattedrale di Bordeaux o la cattedrale di Chartres. Proviamo a misurare la distanza diretta tra il Pantheon di Roma e la cattedrale di Colonia utilizzando Google Earth. Per prima cosa zoomiamo sulla città di Roma e troviamo il Pantheon, che è stato realizzato come il Tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. All'inizio del VII secolo il Pantheon fu convertito in una chiesa cristiana chiamata Santa Maria della Rotonda. Ora ci spostiamo in direzione della Germania e troviamo la città di Colonia e la sua cattedrale. Possiamo vedere che la distanza misurata è pari a 1090 km. È sorprendente come esattamente la distanza diretta tra il Pantheon di Roma e la Cattedrale di Colonia coincide con la cinquantesima potenza del numero di Iolero rispetto alla lunghezza di onda di Protone. all'interno della mappatura ad alta risoluzione di Google Earth non vi è alcuna deviazione Google Earth misura le distanze utilizzando il World Geodetic System 84 che è il riferimento del Global Positioning System tenendo conto del terreno Infatti se ingrandiamo la nostra linea di misura gialla, possiamo vedere come questa segue tutto l'andamento del terreno. Questo fa pensare che anche le antiche misurazioni delle distanze tra luoghi sacri prendessero in considerazione tutte le varianti del terreno, compresa ad esempio la topografia delle Alpi e di altre montagne. Una conoscenza possibile solo con l'applicazione di metodi avanzati di rilevamento del territorio. Se prendiamo in considerazione questa ipotesi, possiamo immaginare che millenni fa gli antichi colonizzatori del pianeta mapparano la terra e costruirono la grande piramide come il nucleo di cristallizzazione della rete globale degli insediamenti, per arrivare poi a costruire i nuclei aggiuntivi delle antiche civiltà, che si installarono a Karnak, Agrigento, Selinunte, Siracusa, Pedra, La Libella, Cappadocia, eccetera. Ma in che modo questi nuclei sono distribuiti nella rete globale dei nodi di stabilità di Iolero? C'è qualche regola? Come una goccia che cade su una superficie di acqua, la grande piramide avvia la formazione di un'onda spazio-temporale in dissolvenza esponenziale, simile al sistema orbitale del Sole, i nodi di stabilità di questa onda spazio-temporale seguono la sequenza delle potenze intere del numero di Iolero e delle sue radici. Vediamo alcuni esempi. Partiamo dal presupposto che la Grande Piramide è il nucleo della rete globale. P49 è la distanza che equivale alla 49 potenza del numero di iolero in relazione alla lunghezza di onda di protone. La distanza P50 è 2,718 volte maggiore di P49. E42 è la distanza che equivale alla 42 potenza del numero di iolero in relazione alla lunghezza di onda di elettrone. La distanza E43 è 2,718 volte maggiore di E42. Sul nodo P49 troviamo Petra. Sul nodo P50 la Cappadocia. Entrambe le strutture sono state scolpite nella roccia. Sul nodo E42 troviamo il tempio di Giove di Baalbek. Sul nodo E43 il tempio di Giove di Agrigento-Selenunte. Entrambi sono costruiti con pietre megalitiche. L'intera rete globale dei nodi di stabilità di Iolero è un enorme campo di ricerca. Siamo solo all'inizio, tuttavia alcune ipotesi possono essere già pronunciate. In generale tutte le costruzioni megalitiche possono essere divise in due categorie. La prima categoria include le strutture scolpite nella roccia, come il tempio di Kailash e le grotte di Barabar in India, i Buddha di Bamiyan in Afghanistan e Pedra in Giordania, Abu Simbel in Egitto, la in Etiopia e Siracusa in Italia. La seconda categoria include le costruzioni realizzate con pietre megalitiche, che troviamo a Giza, Baalbek, Gerusalemme, Karnak, Luxor, Selinunte e anche in America, ad esempio a Ola in Taidambo. Sembra che le distanze tra costruzioni megalitiche della stessa categoria corrispondono ai nodi elettronici, mentre le distanze tra le costruzioni megalitiche di categorie differenti corrispondono ai nodi protonici. Ad esempio, i templi di Baalbek e Agrigento Selinunte, come la grande piramide stessa, sono della stessa categoria: costruiti con pietre megalitiche e le distanze tra loro corrispondono ai nodi elettronici. Lo stesso vale per le distanze tra Abu Simpel e Cappadocia, il tempio Kailash e i Buddha di Bamian, le grotte di Barabar e i templi di Petra. Sono tutti della stessa categoria. In questo caso sono estratti dalla roccia. E le distanze tra loro corrispondono ai nodi elettronici. Mentre la grande piramide e il tesoro di Petra non sono della stessa categoria. La piramide è costruita con pietre, mentre Petra è estratta dalla roccia. E la distanza tra loro corrisponde con un nodo protonico. Lo stesso vale sia per la distanza tra la Grande Piramide e la Cappadocia, che per la distanza tra i templi di Agrigento e l'antico Teatro di Siracusa, completamente scavato nella roccia come il Teatro di Petra. Entrambe le distanze corrispondono ai nodi protonici. Certamente anche dopo millenni re e faraoni usarono le antiche costruzioni come base su cui innalzare templi e castelli. Ad esempio la base del Tempio di Giove a Balbec è megalitica ed è ovviamente molto più antica del Tempio romano che vi fu costruito sopra. Giganti, enani, cristiani e altri rivoluzionari usarono nel tempo antiche grotte per nascondersi dalle persecuzioni. Secoli dopo, alcune di queste costruzioni sono diventate chiese, come in Etiopia o in Cappadocia. Conoscendo il significato stabilizzante del numero di Iolero, possiamo presumere che i centri di insediamento si siano formati spontaneamente nei nodi di stabilità della rete globale. In questo caso la distribuzione delle città si avvicinerebbe a questa rete virtuale. Questo è esattamente ciò che osserviamo. Ad esempio, il nodo di stabilità E42 Determina non solo la distanza tra la Grande Piramide e Baalbek, ma anche tra Mosca e San Pietroburgo, Mosca e Minsk, Chicago e Kansas City, Kansas City e Minneapolis, New York City e Cleveland, New York City e Wilson, New York City e Buffalo, eccetera, eccetera. Inizialmente tutte le città erano villaggi. Perché solo alcuni villaggi si sono sviluppati diventando città e non altri? Il criterio è la corrispondenza con i nodi di stabilità della rete globale. I villaggi corrispondenti ai nodi possono sviluppare e diventare città, gli altri non possono. Tuttavia un'approssimazione spontanea della rete di Iolero non può spiegare le coincidenze di alta precisione delle distanze tra le costruzioni antiche. Le coincidenze di alta precisione richiedono un'azione consapevole, basata sulla conoscenza scientifica. Questo è il motivo per cui l'idea di un'antica civiltà tecnologicamente avanzata che ha mappato la Terra, creato il complesso della piramide di Ghisa e avviato così la prima colonizzazione non è un'ipotesi così remota. Considerando poi il fatto che molte delle costruzioni megalitiche di Giza, Karnak e Baalbek, nonché il Tempio di Kailash e le grotte di Barabar superano le possibilità tecnologiche di realizzazione addirittura della nostra civiltà moderna, è possibile che gli antichi costruttori fossero extraterrestri. È tutto per oggi. Maggiori informazioni e molti esempi li potrai trovare nel mio libro, Global Scaling the Fundamentals of Interscala Cosmology, che è possibile scaricare gratuitamente con il link che trovi sotto questo video. Grazie per la visione.